Oh, buongiorno popolo! Unitevi a me, finché stiamo studiando la cittadina di Divoponro. A Divoponro, come potete vedere, è un punto di passaggio dove passano veramente un sacco di macchinine. Tantissime arrivano dalla cittadina di Failenza, tantissime invece si recano poi da qui, da Divoponro, verso, attenzione, Molisent. E da Molisent proseguono virili verso Salmastropio. Che sia il caso magari di collegare con una linea ferroviaria lunga e virile queste tre cittadine. Potrebbe essere un'idea. 1981 marzo. Ma la potenza ovviamente non si vuole fermare così a indietro nel tempo. E quindi andremo avanti con la nostra avventura su Transport Fever 2. Io sono il Senza Nome e benvenuti. In un battibaleno abbiamo collegato le cittadine che abbiamo appena citato, quindi Salmastropio, Molisent e Divoponro, con una rete Urbanischen, un piccolo autobus bananoso che gira per la città e porta in giro le banane. Adesso ovviamente vogliamo collegarcelo sulla lunga via del rettilineo, quindi quello che ho appena detto non ho idea che cosa significhi, ma voglio dire che semplicemente colleghiamo praticamente le stazioncine dei trenins. Nel frattempo qui, come potete vedere, nella big cittadina di Failenza gli attrezzi arrivano fieri e virili, non si dice che la cosa vada bene, ma a quanto pare sta andando proprio bene. I banari stanno fluttuando nelle nostre casse, stanno aumentando, Failenza sta diventando una big metropoli, gente in attesa del bus e sul bus in attesa, e quindi questo autobus, probabilmente con 16 su 21 omini omuncoli, si potrebbe quasi pensare di raddoppiare. 20 su 21 potrebbe essere quasi necessario aumentargli la capacity, capienza. Nel frattempo, altro legname viene preso, quasi il legno che vengono portati a Permabano Terme. La produzione della segheria è elevata, ma non abbastanza. Consumption è 790-800, eccolo là, quasi quasi ci sta lavorando, ma lo shipment dice che non è all'altezza. Quindi che cosa significa? Non ne ho idea. No, in realtà so bene cosa significa. Significa che il rate di trasporto è 376, quindi potrei esagerare e aumentarlo ulteriormente. Adesso, dato che qua stiamo richiedendo più lavoro, più violenza, bene, materie prime per la cittadina ne abbiamo, vero? 40 su 40 appena partiti. Da questa parte 100 attrezzi per Failenza sono pronti per partire. Quindi insomma abbiamo tutto quello che ci serve, men che ovviamente assi legno che ce ne saranno di più. A questo punto della storia voi direte: Mike, sarebbe il caso che magari tu potenziassi il trenino. Il trenino numero 1 fa i 70 all'ora, 80 all'ora e viene su virile, come potete vedere. Ma questo è dovuto ovviamente al fatto che la velocità era aumentata, e 80 all'ora, forse 90 ce la fa a fargli. Io vorrei dargli una bottarella di vita in più, quindi modifichiamo un attimo, diciamo che magari io tolgo una locomotiva e tolgo anche l'altra e valuto l'idea di mettere un trenino serio elettrico. 5 milioncini per una locomotiva oppure 15 milioncini? Queste sono domande che ci poniamo virilmente. 15 milioncini sono tanti, porco razzo. Ma vediamoci Cinin, hanno kilowatt 3980, forza di trazione abnormemente abnorme, il che potrebbe essere quello che stiamo cercando. Di diesel c'è qualcosa di più potente e virile? 1800 kilowatt, non lo so. 7000, ok, questo è 30 milioni di locomotiva, forse non è il caso di valutarlo. La serie 1042 non è italiana, viene 15 milioni, 12 milioni, però a 3300. Dio, sono confuso, sono talmente confuso che credo che prenderò questa serie 196 e non ci penso più. Come si aggiunge il carrello? Così. Forza di trazione eccellente, mi dice, mi viene solo 11 milioni a costare. Quindi ci metterei dell'altro cargo. Altri rimorchietti di questi easy, carini, che ci permettono di trasportare ancora più panini. 220 di capacità, si cambia completamente il trenino, che quindi diventa Foolish Italian a questo punto. Eccolo qua, popolo. Ce lo vediamo di violenza. Molto bello questo 646 Madonnina Santas. E
sfreccia con virilità virile, senza farsi proprio problemi. 120 all'ora li fa che un bijou, non ci pensa due volte, raggiunge la velocità di marcia e poi frena. In realtà sì, il binarietto è quello che è, abbiamo aumentato sia la capacità che la potenza, è assolutamente extreme questa cosa e io credo che lo farò tornare ai colori originali, perché santi Dio, ok, santi Dio, diciamo solo questo, togliamo tutto, ok, eccolo là, facciamolo caricare legname. Abbiamo speso praticamente tanto, ma adesso dovrebbe ovviamente ripagarci in altrettanto tanto modo. Guarda qua che bello, Madonna santa. Caricato il legname, baby, caricato il legname, 220 pezzi di legname. Non ci pensiamo due secondi, non ci pensiamo due minuti. Bam! E si parte quindi. Ovviamente che succede? Come vi dicevo, non avendo la possibilità di girare, si parte così. Si parte così e si va. Perché purtroppo ho fatto questo... tutto molto collegato, tutto molto appiccicato, quindi a meno che non sposto una delle due stazioni qua. Ma dato che io ho un problema grande e grosso nel cervelletto, che significa che io devo far sì che appunto i mezzi possano girare insomma liberamente come piace a Mike, ecco che ovviamente il treno deve andare di muso e allora mi metto qua a rifare ovviamente il fucking bam 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 hub. Ok, non era proprio quello il termine giusto per hub, però ecco qui. Quindi mi serve solo dalla parte di là, quindi perfetto, non era quello che stavo cercando, ma penso che vada bene lo stesso. Lo farò esattamente così, lo spostiamo un cicino più avanti. Quindi questo incrocio da qua dovrà far passare un attimo. Oh, e spostati con quel camion da lì. Ferma il time, che sennò qua impazzisce tutto. Tac, eliminiamo questo, eliminiamo questo. Ed eliminiamo quello. Togliamo magari questa roba da qua, che insomma non ci serve. Quindi andiamo sulla parte del... rimuovi tutto magari con un brush piccolino. Ok, togliamo sta roba così, facciamo un piccolo deposito, Madonna santa. Perfectus. Quindi adesso, per non sapere leggere e scrivere, prendiamo il nostro binarietto. E quindi... dice, c'è troppa curva. Facciamo così allora. Ridefiniamo un attimo quella che è la qualità stradale a queste parti, no? Quindi ecco qua il trenino che gira così. E poi si va a ricollegare là. Questo significa due cose. Potremmo far tornare il trenino direttamente, entrare sul binario di servizio e partire direttamente col muso in avanti. Ok? Quindi, per farvi capire cosa intendo, si intendo che metteremo un segnale waypoint da questa parte, così. E questo significa che adesso il trenino a questa parte, con le lastre di violenza, dopo distribuzione, passerà per il waypoint e poi andrà a caricare. Questo significa che lui adesso sarà di muso, ok? Smetterà di andare all'indietro, perché più diventa lungo e meno fatica, cioè più fatica fai a vedere fin là in fondo, no? Dico io. Già il fatto che qua ovviamente non si gira questa cosa ci dà fastidio, pure a noi ci dà fastidio. E ci dà fastidio, tant'è che adesso qua glielo faccio girare pure qua. A me piace quando gira, con la differenza che qui lo farò andare più dritto. Lo farò rigirare se stesso e rientrare direttamente lì. Più realismus, più eleganzas e soprattutto, santi Dio, il treno adesso arriverà ovviamente col cucchiolo montano in avanti e noi non vogliamo che lo faccia fin da subito il giro. Lo farà al prossimo giro, perché adesso è girato di... beh, è tutto girato praticamente. Ah, aspetta, perché nel frattempo sto facendo esplodere la linea importante. Quella linea non può rimanere senza fornitori, quindi streets, extra urbanition, limite di 80. Vogliamo espandercelo, fare una limite di 100. Che magari
Una strada un po' più curva così. Si potrebbe fare una roba più carina se possibile. Una strada più così, grazie Jesus. Poi da lì. Fare così con più eleganza. Perfetto. Sistemiamoci per favore il terreno qua in zona che tutti questi dislivelli mi mettono ansia. Grazie. Ok, perfetto. Nessuno si deve avvicinare ai binari. Aspetta, ho perso il treno. Dov'è il treno? Santi Dio. Ok, ha appena scaricato. Adesso lui parte. Sulla parte del manage line, quindi, la prossima volta quando torna, prima di passare per il coso, devi passare di qua, girarti e poi andare all'altro waypoint. Vediamo adesso come si comporta il trenino, ovviamente. Arrivato ovviamente a Permabano, terme, distribuzione, sono 3 milioni e 900, santi Dio, con quello che ho speso per il trenino 3 milioni e 900 e basta, non va bene. Comunque è arrivato a Permabano, terme, distribuzione, il trenino ha scaricato tutto e parte all'indietro. No, zio, oh, qual è la parte che non hai capito? C'è scritto che dopo che ha scaricato devi partire di là. Oh, ma che sei scemo? Che è successo? Ha esploso il gioco. Ma porco zio! Ma porco zio! Risolto in qualche modo quindi il problema di quei treni che non girano, che girano troppo, che fanno cose. Ci prestiamo quindi ad andare a collegare le big city di Divopon Rho con Faenza, ovviamente. E c'è anche Sceso Valley da tenere in considerazione. Ma probabilmente Divopon Rho diventerà un hub gigantescus per quanto riguarda la ferrovia. E per non saper leggere e scrivere, dobbiamo trovare quindi una posizione strategicus per queste bestie di treni. Quindi, per non saper leggere e scrivere, faremo una demolizione parzialmente controllata delle cose che non servono. E quindi ci andremo a collegare in maniera piuttosto elegante così alle varie parti, insomma, delle cittadine. Quindi, per sapere leggere e scrivere, questa andrà benissimo così. E continueremo quindi con un collegamento verso Molisent, che ci fa vedere che ancora una volta, Madonna santa, dobbiamo fare zigzag, e venire da questa parte perché la stazioncina ferroviaria ha bisogno di essere un po' così, baby. Se io faccio la stazioncina ferroviaria qui così, sono un po' ingarbugliatus. Io è anche vero che questo deposito posso anche, insomma, rimuoverlo parzialmente o anche totalmente, o insomma quella roba lì, e fare una roba del genere e ancora una volta fare una stanzoncina ferroviaria qui dove una stazione, una fermata del bus ci serve abbastanza perché ci passa abbastanza vicino, capito? Cioè, capito, è questo il succo del discorso. Ovviamente se questa serie vi piace, mi aspetto 100.000 mi piace, ovviamente. Se non l'avete ancora lasciato, lasciatelo. Se l'avete lasciato, lasciatelo anche con l'account di Babushka. Babushka, ovviamente, se sapete chi è, ovviamente è la nonna. Ma per come stanno le cose nel mondo in questo giorno, in questi giorni, di come iniziare a parlare un po' di russo perché non si sa mai. Comunque, a prescindere da ciò, ci colleghiamo qui così. Scusatemi, era un po' partito l'accento strano. Quindi, eliminiamo questa baracca da qua, ok, che non serve a niente. Poi, considerato che da quella parte non c'è più assolutamente una ceppa di niente, possiamo fare persino un terminalum, terminalum terminatus, che ci permette di collegarcelo così, esattamente là in mezzo ai boschetti. Ovviamente voi direte, Mike, ma così fai casino in mezzo alle case. E onestamente la risposta è vera, mi piace, cioè, mi dispiace, ma onestamente io vi dico, chi se ne fregas, eh? Chi se ne frega del casino in mezzo alle tac, così. Sei vicino, la tua proprietà ha appena perso di valore. Perché, ok? Questa mi hanno detto che non è una residential building di un qualunque individuo, ma costui è Peps Joes. Ok? Peps Joes. Mi piacerebbe seguire i dettagli della signorina Peps Joes. Ma al momento siamo occupati a costruire una ferrovia importante, quindi per non saper leggere e scrivere, prenderemo i standard tracks e inizieremo a fare il collegamentus. Ok, magari parallel tracks, addirittura che vuol dire? Number of... Oh, la Madonnina santa! Cioè, subito così, number of tracks 2, sì, anche 3, spacing,
a un metrino, due anche. Non dovrei fare di binari paralleli questa cosa? Così. Ella, Babnibu, è nato un binario. Scusate, mi sono emozionato. Ok, una cosa fica, non sapevo si potesse così. Attenzione, c'è la signorina Peps che è uscita di casa. Ah, madonna, bella la moda, la signorina Peps Joe. Comunque, complimenti. Sta andando con l'autobus numero 8 verso la sua destination, che onestamente a noi non frega niente di dove sia. Però adesso che mi sta venendo il dubbio, io credo che lasceremo uno spazietto di un metro e mezzo tra i binarietti e per la legge scrive faremo un binario doppio. Verso Molisem? No, restiamo in piano se si può. Così. Ce lo giriamo un ciccinino così. Oh! Oh, il binario doppio che fine ha fatto? Pronto? È morto il binario doppio. Vabbè, continuiamo la nostra avventura quindi. Si scende pian pianino lungo la collina di Molisent qui. Si va... adesso è ricomparso. Si va così, bene. E quindi attraversiamento ancora una volta per poi sterzare virile ma non troppo qui nella cittadina di Molisent. E qua me lo fa il binario dopo, ma sei proprio un banano, eh. Sei proprio un banano, zio Pino. Perfetto, qua non ci serve il binario doppio, quindi che razzo. Questo significherà... Ora ha preso il bus, per la signorina Peps, attenzione. Allora, vediamo dove è la prossima station. La prossima station, a Divo Ponro, è messa di sbiego. È difficile qua capire. Potremmo girare intorno alla montagna? Oppure potremmo costeggiarla così e poi, tac, ficcarci dentro di lato. Io credo che costeggerò così. E poi mi butterò dentro. No, non voglio salire, voglio essere più elegante possibile. No, smettila di salire. Vabbè che è un treno, insomma, che dovrà avere una certa potenza. Però, santi Dio. No, niente passaggi, niente, ok. Ci teniamo buoni così. Quindi un piccolo attraversamento così, perché bisogna sempre attraversare da qualche parte, a quanto pare. E quindi per non sapere leggere e scrivere, tac. Ci si collega con una curvetta virile. E a cittadina di Divo Ponro. Così. E siamo collegati a Divo Ponro adesso. Prossima cittadina, Failenza, ovviamente. Così. E la Manchipadu. E adesso attraversiamo la grande Big Forest, dove il lupo si mangia Cappuccetto Rosso nel famoso racconto di Oberstrauss. Oze, paciuzza! Attenzione, chi è qua? È semplicemente una strada in mezzo al bosco, non pensavo fosse qualcos'altro. Perfectum. Quindi, senza far leggere e scrivere. Così. E qua, Wingardium Leviosa. Eccolo là. Città di Failenza collegata con potenza, eleganza e soprattutto virilità. Cosa più importante, ovviamente. Adesso, avendo fatto praticamente una super mega linea extreme, non ci resta che capire come collegare il tutto alla violenza. Allora, fammi capire un attimo. Failenza, violenza, fa tutto rima. Il bus di Failenza è pieno di gente. Gente che vuole andare dappertutto. Gente che vuole andare in giro, gente che vuole andare in campeggio, gente che vuole... Tutti vogliono prendere il bus di Failenza. Madonna santa. Penso che ha fatto la linea interna e c'era bisogno di fare una linea, una cintura esterna. Oppure la dividerò addirittura in due linee più piccole che però hanno tutte un punto comune centrale, capito? Genius at work. Fate spazio per favore. Nel frattempo Peps è arrivata, la signorina Peps è al lavoro. Lavora in questo impianto chimico dove producono polvere di Peps. Penso sia un detersivo. Ah, va come lava! Comunque, a prescindere da ciò, prepariamoci a vedere la creazione del trenino violento che avrà ovviamente deposito. Dove diavolo ce l'abbiamo un deposito qua vicino?
C'è mica un deposito da qualche parte? No, il deposito è per Mabano Terme, zio Pino. Faremo un deposito qui. Così ho deciso. Ecco soli! Ovviamente 17 milioni. Compriamo il nostro primo trenino urbani, c'è anche se escono i Boeing. I Boeing escono così. Nuova linea, ovviamente, partirà da Faenza Centrale e ci porterà nella stazioncina di Divo Ponro. Quindi passerà per Molisent e concluderà la sua linea a Mastropio, a San Mastropio, per tornare poi in Molisent, Divo Ponro e quindi Faenza Centrale, ovviamente. C'è bisogno di segnarglielo pure? Cioè, capito, non c'è mica bisogno di segnarlo due volte, tac. Attenzione, Pep Joe ha preso la macchina. Ha preso la macchina e se ne va. Questa gli diamo un colore così. Diventa il Reg 02 da Faenza San Mastropio. Eccola. Nel frattempo togliamo questa visual e vediamo che il color giallo banana della macchina della signorina Peps sta viaggiando virile e sta andando a fare a compere. Penso si vada a prendere un nuovo reggiseno, ma guardate che bella questa visual così in mezzo ai boschetti. Oppure va a prendersi i pavesini, perché ha un debole per i pavesini. Ovviamente l'ho dedotto guardando il colore della macchina. A prescindere dai gusti ovviamente di ciascuno. Vediamo subito che ci sono personcine che vogliono andare a Uomo, Stamastropio, Divo Ponro. La stazione è piena di gente e il treno dove cacchio si trova? È uscito dal deposito, ma si troverà qua da qualche parte? Did you see a treno? Excuse moi. Non vedo niente muoversi sui binari, quindi andiamo a cercare il treno. La Madonnina Santa! È partito nella direzione sbagliata, ma sta andando a palla, sta andando. Ovviamente senza gente a bordo. Ovviamente non fa per niente casino. Trenino full Italianation, ovviamente. Che bei casini che fa. Oh là. Andrà in perdita giusto per un cicino di tempo. Ma a parte questo, nella cena di Molisent carica i primi 6 personaggi. Sì, quello che ho detto io sì, è giusto. Primi 6 personaggi caricati e pronti per andare nella cittadina di... Dio santissimo, guarda quanta gente che c'è a San Mastropio che vuole andare via da San Mastropio. Ben 24 persone, potresti riempire un pulmino. Incredibile, 25 sono diventati nel frattempo. San Mastropio si sta sviluppando a perdita d'occhio. Grattacieli che crescono, nuovi edilizi abusivi ovviamente, perché sennò non sarebbe carino. Incredibile, amazing. Nel frattempo Pep sembra essere arrivato quasi a destination, così come anche il nostro trenino. Il nostro primo trenino ovviamente serio, perché l'altro è un po' una ciofeca. Nel frattempo, signore e signori, eccolo là, Pep Joe è arrivato a far shopping. Eccolo qua, il nostro trenino che arriva in station. Prime 6 personcine. E ne carica ben 50, Madonnina Santa. Queste sono top power professional player. Là, 55 addirittura. Ovviamente parte al contrario, perché sì, perché non si gira. Ma a parte questa piccola delusione, che del fatto che non mi si gira, signori, io vi do appuntamento al prossimo episodio. Sono senza nome, spero vi sia piaciuto. Buonanotte, buon proseguimento o buona giornata, buona settimana, buona visione di altri video, ovviamente. E vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!